Una delle grandi battaglie del movimento Italexit è quella appunto del caro bollette. Sì, il tema del caro bollette non è tanto una battaglia politica, è una questione sociale legata al caro vita e non è una questione che si riconnette alla situazione in Ucraina. Qui ci sono dei mercati speculativi che stanno giocando sulla pelle delle persone e sulla pelle della piccola impresa, quindi io penso che il governo... Buongiorno a tutti, benvenuti, il tempo è clemente, veri, quindi siamo riusciti a ritrovarci in piazza, questo è positivo. E sono molto contento che oggi Gianluigi è qua a Imperia, perché è una città che oltre ad avere un'importanza regionale e storica è anche una città che ha tanto da dire, e sicuramente il prossimo anno cercheremo di aumentare la voce di questa città attraverso le amministrative. Riunioni, non mi sembra oggi, che queste domande si pongano. Siamo qui con Gianluigi, c'è un tema perché legato, è giusto affrontare i temi di cui ormai il governo non fa altro che utilizzare come libertà. Metodo di oppressione e di esclusione dei cittadini, ma soprattutto è giusto dimostrare a voi che esiste una forza politica che non ha un interesse basato solo sui comodità e sugli accordi sulle nuove norme di governo, non sulla piazza, quello non mi interessa. Una domanda, se poi la rifacciamo, perché non ho chiesto giudizio. Ok, rifacciamo tutto, sono rincoglionita, ma non no, ma no, io non riuscivo a sentire che avevo... Ok, aspetta, quindi riparto con la mia. Una forza politica che non ha paura di rimanere fuori. 2 aprile nuove disposizioni del ministro Speranza, come le valute in termini di contenimento dell'emergenza in Italia? No, ma secondo me loro continuano ancora sulla precedente matrice, cioè tentano di aprire e poi dall'altra parte non hanno il coraggio di mollare tutto, e penso che questa ormai sia la dimostrazione di come siano prigionieri delle loro politiche. Anche il Green Pass non è vero che lo molleranno dal primo di maggio. La matrice del Green Pass resta, il protocollo del Green Pass resta, quindi le nuove disposizioni non sono nient'altro che la prosecuzione diversa e aggiornata rispetto alla politica precedente. Ecco, due passi dal sindaco Scaiola, qua c'è l'ufficio del comune, cosa pensa del sindaco di Imperia? Penso che dobbiamo costruire un presupposto perché i cittadini possano liberarsi di Scaiola e degli Scaiola. Luigi Paragone, Italexit è impegnata appunto nel contrasto al Green Pass, contro il caro bollette. Quali saranno le future battaglie del vostro partito? Beh, la battaglia principale è una battaglia che, come riporta il nome stesso, e di arrivare ad una Italia che sia sovrana e fuori dall'Unione Europea. Un'Unione Europea che presto dovrà raccontare ai cittadini perché non ha mai dato i soldi. Io sento sempre parlare di soldi che arrivano, stanno arrivando, sono per arrivare, poi questi soldi non arrivano mai, non arriveranno neanche i soldi del PNRR. La verità è che ci sono caro bollette, caro spesa, caro benzina, un rincaro complessivo della vita, e i soldi da parte né dell'Europa né del governo, che dovrebbe interfacciarsi con l'Europa, caccia. Ora, Draghi aveva la possibilità di chiedere lo scostamento di bilancio per far fronte al tema dei rincari, non lo ha fatto. Perché? Perché evidentemente ha paura di sfidare l'Europa. Allora mi domando, l'uomo che del whatever it takes, faremo tutto il possibile per salvare la moneta, non riesce a fare tutto il possibile per salvare le famiglie? Ecco, un'Europa che molti dicono però essersi ricompattata in occasione proprio della guerra in Ucraina. Come valuta questa affermazione? Con una risata, perché erano le stesse cose che sentivo dire durante l'emergenza Covid. Mai come in questo momento l'Europa è così compatta, no? Invece la verità è che poi ognuno si approvvigionava come meglio poteva per i fatti propri. Ragazzi, l'Unione Europea è una farsa, non esiste assolutamente una solidarietà europea, e non esiste neanche adesso una solidarietà europea rispetto alla questione dell'Ucraina. Basti pensare che noi, al netto di tutta la propaganda e dell'ipocrisia, noi ogni giorno
paghiamo la Russia di Putin perché da lì compriamo il 40% del nostro gas. E quindi noi ogni giorno diamo loro i soldi. Quei soldi poi lui li mette per finanziare la guerra. Allora, se non fossero ipocriti, al governo di Roma direbbero: noi da adesso, qui e ora, ikat nunc, facciamo a meno del gas russo. Ma non lo possiamo fare, perché noi per decenni, noi la Germania, abbiamo fatto affari con Putin. Lei ha votato contro l'armamento, diciamo così, l'invio di armi all'Ucraina. Qual è la soluzione, secondo lei? La soluzione non è nient'altro che la ricerca della mediazione, cioè della pace possibile. La pace assoluta è un concetto metapolitico, culturale, filosofico. La pace possibile in uno scenario di guerra è la ricerca della mediazione. La mediazione non la ottieni dando le armi a una delle parti, e la mediazione non la ottieni pensando di sconfiggere o eliminare il cattivo della storia. Quindi si devono mettere lì, sapendo, con grande consapevolezza e senso pratico della realtà, che Putin dovrà avere un suo pezzo di soddisfazione negoziale. Fabio. Grazie. A voi. No, poi non c'è. Cambiamo l'ordine, non c'è problema. Grazie per essere qui. Insomma, oggi il tempo non era molto favorevole fino a qualche minuto fa, ma dai, siamo comunque numerosi e mi fa piacere. Niente, che dire, ora è un momento, come potevamo prevedere, in cui tutte le misure che abbiamo visto da parte dell'esecutivo andranno a calare. Era del tutto naturale che questa scelta fosse fatta, anche perché è una scelta prettamente politica. È chiaro che il dissenso stava aumentando, dovevano in qualche modo cercare di governarlo. Ora la cosa importante però è avere memoria, perché non è assolutamente finita qui, e è impensabile che purtroppo dopo l'estate non si ricominci nuovamente con le misure che abbiamo già visto. Nei prossimi mesi si dovrà pronunciare a questo punto anche la Corte Costituzionale sull'obbligo vaccinale. Ora, se la Corte farà una sentenza di diritto, non ci sarebbe niente da dire, è scontato che l'obbligo verrà dichiarato illegittimo. L'ordinanza del Consiglio Amministrativo per la Regione Sicilia è un'ordinanza molto ben fatta, che va al cuore del problema, che evidenzia gli effetti avversi di questi trattamenti, che sono oggettivi e confermati dalla stessa AIFA. Per cui, come ha sempre detto nella giurisprudenza costante la Corte, non è possibile sacrificare la vita nemmeno di un singolo individuo, neanche se dall'altra parte ci sono tutti gli altri. E qui, insomma, i dati sono chiarissimi, sia per quanto riguarda purtroppo i casi di morte, sia per quanto riguarda gli effetti avversi, che sono, secondo AIFA, in vigilanza passiva 17 ogni 100.000 inoculazioni, che è un numero veramente pazzesco, perché si parla di gravi effetti collaterali, quindi quelli invalidanti. Con questo contesto, francamente, la Corte Costituzionale, se fa diritto, lo ripeto, non potrebbe che confermare l'illegittimità dell'obbligo e chiuderebbe la partita. La mia preoccupazione però qual è? È la composizione della Corte Costituzionale. Cioè, uno, prendo un primo nome, attualmente c'è Presidente Giuliano Amato. Giuliano Amato è un giurista o è un politico? Giuliano Amato è un politico, ma politico disonora chi veramente fa politica. Giuliano Amato è il classico servo del potere economico finanziario, un amichetto delle varie corporation, compagnie, esattamente come è Draghi. La definizione di Cossiga data a Draghi, quella di vile affarista, per i suoi comparuzzi di Goldman Sachs, liquidatore dell'industria pubblica nazionale, che poi è lo scopo che muove il governo Draghi, vale pari pari anche per Giuliano Amato, che è stato complice della stagione delle privatizzazioni, ha distrutto quello che c'era della nostra industria, quindi il peggio del peggio. Per cui quest'uomo obiettivamente in Corte Costituzionale non c'entrerebbe niente. La partita però lì si può comunque giocare, perché per fortuna, seppur una gran parte di composizione della Corte è politica, due terzi della Corte di nomina relativa alla politica, perché un terzo Presidente della Repubblica, un terzo Parlamento, sappiamo che questo rischio c'è. Però abbiamo anche dei giuristi in Corte, e i giuristi vanno sfidati sulla motivazione. Cioè, per discostarsi da quei precedenti che hanno sempre detto, in cui gli effetti avversi che possono essere tollerati sono quelli temporanei, cioè uno alla fine deve guarire, dovrebbero riuscire a motivare sul perché si può dire questo. E francamente l'unica scappatoia che vedo per loro è andare a venirci a raccontare che, essendoci una temporaneità, una scadenza di questo obbligo, di fatto obbligo a quel punto non è,
e cercare in questo modo di salvarlo, ma anche una sentenza così stopperebbe comunque per il futuro la possibilità di continuare a prorogare, quindi in ogni caso sarebbe qualcosa che può essere sicuramente favorevole. Io credo che quello che dovremo fare però nei prossimi mesi, quando sarà calendarizzata l'udienza in corte, è fare una grossa pressione su questo. Dobbiamo dire senza peli sulla lingua e senza pudore che la Corte può prendere una sola decisione. Il resto sarebbe politica, il resto sarebbe avversione all'ordinamento costituzionale, anche da parte della Corte, perché dobbiamo mettere pressione su quei componenti della Consulta che sono di matrice chiaramente politica. Questa dovrà essere una missione che dobbiamo portare avanti. Nel mentre dobbiamo portare sicuramente a compimento la battaglia politica. Il prossimo anno, a questo punto, molto probabilmente non ci saranno elezioni anticipate, quindi saranno nel prossimo anno le elezioni, e noi dobbiamo entrare in Parlamento con almeno 50-60 parlamentari di vera opposizione. Cioè, ad oggi lo vedete cosa succede in un Parlamento dove non ci sono opposizioni, no? Se non ci sono opposizioni si possono fare le peggio porcate ai danni del Paese senza che si possa alzare un ba. È importante invece che ci sia una vera opposizione, un'opposizione su queste cose deve essere feroce. Cioè, puoi fare un'opposizione pacata laddove hanno messo il divieto di lavoro alle persone? Cioè, ma io l'ho detto dall'inizio, cioè, vietare a una persona di lavorare, e per gli over 50 è stato fino ad oggi addirittura un divieto assoluto di ogni lavoro, significa dare una pena di morte, perché a quel punto o un cittadino cede al ricatto oppure a un certo, ovviamente muore di fame, quindi qualcosa di totalmente fuori dal nostro ordinamento, che non è neanche una questione da valutare in termini di costituzionalità, è un'azione di natura criminale, perché questo è, non è un caso che abbiamo spinto anche sulle procure una richiesta di procedere nei confronti dell'esecutivo anche per violenza privata, perché questo non era un qualcosa che poteva essere accettata come scelta legislativa. Per cui se si è arrivati fino a questo punto, noi abbiamo il dovere di avere un'opposizione che di fronte a questo in Parlamento fa le barricate, non che dice non sono d'accordo oppure parliamone o vediamo, limitiamo, no, su una cosa del genere deve esserci veramente una protesta forte, ferma, non ci può essere un clima di siamo tutti amici e poi andiamo a berci il caffè insieme, perché con chi toglie il lavoro alle persone non si può andare a bere il caffè insieme, ecco, questo deve essere un concetto chiaro. Per cui io veramente vorrei fare in modo di, nei prossimi anni, che se vogliono continuare a portare avanti la distruzione del nostro paese, di quello che resta della nostra industria pubblica, in nome di quei gruppi economici e finanziari che servono, beh, che almeno ci sia qualcuno lì che gli rende la vita molto difficile. Non ucciderci in silenzio, a testa bassa, tutti tranquilli, e con la parvenza che ci sia unanimità nel paese verso scelte assolutamente scellerate. Questo non lo possiamo permettere, e credo anche che la prossima sarà veramente una sorta di ultima spiaggia per noi, perché davvero altri 5 anni senza un'opposizione non ce li possiamo permettere. Ora loro faranno di tutto per fare in modo che la gente dimentichi quello che è stato fatto, perché adesso si ricicleranno tutti quanti, lo stanno già facendo, no? Dicono abbiamo votato certi provvedimenti per senso di responsabilità, ma non eravamo d'accordo. Beh, noi dobbiamo ricordarci i nomi e cognomi di chi questi provvedimenti li ha votati, perché da parte loro non c'è nessuna possibilità di ridimersi o di riconquistare la nostra fiducia. Dobbiamo mandarli a casa, e qualcuno va più che mandato a casa, va processato, che è diverso. Perché poi io torno sempre anche a Mario Draghi e al suo discorso introduttivo da Presidente del Consiglio. Cioè, lui può presentarsi al Parlamento e dire che l'obiettivo del suo governo è arrivare alle cessioni di sovranità nazionale. Cioè, lui dice, lui vuole obbligatoriamente portarci via la nostra sovranità. Che significa? Cancellare la democrazia. È inaccettabile che un capo di governo possa dire una cosa del genere a un Parlamento tra gli applausi e nel silenzio generale. La sovranità appartiene al popolo, perché le scelte che riguardano la nostra vita in una democrazia devono venire da noi. Non ci può essere un presidente che dice come scopo io voglio prendere la tua possibilità di scelta e di decisione in Italia e regalarla ai burocrati di Bruxelles che servono appunto quei poteri economici di cui diciamo. Cioè, questo è veramente qualcosa che non è più politica. Politica sarebbe nella legittimità, nel rispetto della Costituzione, avere idee diverse, e questo va benissimo, possiamo averle anche qui in questa piazza, 1000 idee diverse su tanti argomenti, ma i paletti su cui si fonda il nostro paese,
la democrazia, la repubblica parlamentare, la sovranità, sono cose che non possono essere toccate, perché qui siamo nel campo dell'eversione. Quindi se addirittura non hanno più neanche il pudore e lo dicono apertamente in un discorso di insediamento, si capisce veramente dove vogliono andare ad arrivare e quanto sia facile la vita per loro in assenza di una vera opposizione fisica all'interno delle istituzioni. Quindi la partita è esattamente questa e sarà fondamentale l'impegno di tutti quanti. In più, in questo quadro, che era già funesto per come abbiamo visto, si è aggiunta anche la questione Russia-Ucraina. Ora, questa questione nuovamente è stata gestita allo stesso modo del Covid da parte del governo, come una sorta di occasione per colpire maggiormente l'economia, perché più riesco a distruggere l'economia, più riesco a distruggere le piccole e medie imprese, più faccio gli interessi dei gruppi dei poteri economici, che si beccano altre fette di mercato. In questo contesto, comunque la si pensi, le sanzioni fatte dall'Italia alla Russia sono una follia totale. Perché anche se, e sapete che io non la penso esattamente così perché il discorso lì è complesso, ma lasciamo perdere le cause del conflitto e valutiamo soltanto proprio la questione di interesse nazionale. Anche se io volessi dare battaglia alla Russia, perché sono convinto che sia la Russia nel torto e la NATO sia il paradiso in terra, benissimo, faccio questo tipo di ragionamento, ma se voglio colpirli, prima mi metto in condizione di poterlo fare. Se io non sono pronto, non sono autonomo dal punto di vista energetico, non sono autonomo dal punto di vista alimentare, non sono autonomo dal punto di vista sanitario, ma che diavolo di sanzioni vado a fare? Ma che scelta politica è? È un suicidio politico. È un atto deliberato che viene fatto contro di noi. Poi Draghi si riempie sempre la bocca di dire dovremmo fare sacrifici perché la libertà comporta dei sacrifici. Sì, ma i sacrifici chi li fa? Li fa la gente, il popolo. Lui di sicuro no, perché per lui un posto dai suoi comparuzzi di Goldman Sachs, come diceva Cossiga, si trova sempre. Quindi non è lui a fare i sacrifici, ma li chiede a noi. Queste sono scelte che dimostrano l'irresponsabilità di questa classe politica, perché ogni azione, anche sul piano internazionale, deve essere preparata, non improvvisata. Altrimenti è un po' uno sfruttare ogni volta che c'è un espediente, per così dire, per andare a indebolire ancora di più il paese. Ci siamo posti in prima fila su qualcosa di ricevibile, rischiando nel prossimo inverno razionamento di luce e gas, perché questo è quello che rischiamo concretamente con questi folli al timone. E anche per questo è ancora più urgente mandarli a casa, perché poi, nella loro smania di assecondare l'arroganza di chi li comanda e chi li ha messi lì, rischiano di portarci anche a qualcosa di peggio. E questi sono buoni a portarci in guerra. Di Maio, che è veramente impensabile vederlo in quel ruolo in questo momento, che oltre a fare dichiarazioni irresponsabili su Putin, con cui veramente butta benzina sul fuoco, poi addirittura si candida come paese garante per la pace e gli accordi dell'Ucraina. Che cosa vuol dire? Se sei tu paese garante, se poi gli accordi non vengono rispettati, devi intervenire militarmente. Questo vuol dire. Quindi noi in mano a questa gente capite cosa rischiamo? Perché non sanno quello che fanno, o meglio, come burattini continuano ad obbedire ai poteri che li stanno guidando e li hanno messi lì. Quindi davvero ormai il pericolo è enorme per tutti noi e dobbiamo fare presto per toglierceli di torno, perché veramente non esiste alcun tipo di via d'uscita per il paese. Poi è chiaro, tutta la battaglia deve essere incentrata sul riscatto della nostra sovranità nazionale, su abbandonare la gabbia dell'Unione Europea che ha soltanto danneggiato questo paese e tornare a pensare ai nostri interessi, a rivalorizzare la piccola e media impresa, a rifar partire il motore produttivo del paese e magari iniziare a pensare a dei veri piani industriali che puntino anche a un'indipendenza dell'Italia nei settori strategici da cui dipende la nostra sovranità, perché finché non siamo autonomi da tutti i punti di vista è chiaro che c'è sempre qualcuno che potrà ricattarci. Tutto questo è possibile farlo soltanto se si verifica la precondizione dell'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e di un ritorno a una piena sovranità anche monetaria. Questi sono i passaggi che dobbiamo portare avanti, ripeto, non lo possiamo fare da soli, dobbiamo farlo col vostro aiuto, dovete parlare con le altre persone, convincerle, spiegare che il voto a Italia Exit non sarà mai un voto sprecato, perché passeremo quello sbarramento, e invece l'unico voto davvero sprecato è dato a quelli che vi hanno tradito fino ad oggi. Perché guardate cosa ha detto la Lega, cioè c'erano dei parlamentari della Lega che dicevano che era meglio un morto in casa che Draghi all'uscio, mi veniva Bagnai perché uno di quelli che l'aveva scritto, che è meglio un morto in casa che Draghi all'uscio, e gli hanno votato la fiducia, cioè di questa gente non ci possiamo più fidare, questa gente va spazzata via,
5 Stelle l'abbiamo visto cosa è stato fatto, su questo poi Gianluigi ne sa più di noi, che ha visto il totale tradimento di quello che era il programma elettorale, hanno fatto tutto l'opposto, domani si ripresenteranno con una nuova faccia, non possiamo crederci di nuovo, nella logica che sì, magari loro mi stanno più simpatici, però sarà faticoso passare lo sbarramento, allora torniamo a votare gli stessi. Se votiamo gli stessi consegniamo altri 5 anni, il paese ha una maggioranza che sarà nuovamente eversiva, nuovamente al servizio del potere economico e finanziario, e non credo davvero che l'Italia possa sopravvivere altri 5 anni così. Quindi questa sarà l'ultima chiamata, cerchiamo di non sbagliarla, riprendiamoci le nostre chiavi di casa veramente, riprendiamoci il nostro paese e cerchiamo di riportare l'Italia al ruolo che merita. Vi ringrazio. Scusate, c'è la signora Tuffarelli che ha perso un cellulare. Nessuno ha perso un cellulare? Tuffarelli, un'infermiera? Vi presento, abbiamo il piacere di avere con noi il senatore Gianluigi Paragone, al quale adesso do la parola. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti, io avevo piacere di condividere con voi un'amicizia con Nicoletta e volevo affidarle, eccolo qua, affidarle il microfono. Perché diverse volte abbiamo avuto modo di incrociare i nostri punti di vista. Il suo è molto interessante e quindi volevo proporvelo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicoletta Forcheri e ci siamo effettivamente incrociati con Gianluigi con Giulietto Chiesa. Perché è con Giulietto Chiesa che voglio ricordare qua, avevamo fatto poco prima della sua morte un piano di ripresa che avevamo chiamato il piano di salvezza nazionale. 5 semplici strumenti nelle nostre facoltà che, se non avevamo il governo che abbiamo, che era Conte all'epoca, avrebbero salvato l'Italia. 5 semplici strumenti. Il più difficile da realizzare, che erano quelle del progetto di Nino Galloni, le statonote sono quelle famose, vi ricordate, di un certo Moro, il ministro che fu ucciso proprio per questa ragione, perché tutta la storia del nostro dopoguerra e tutte le storie delle guerre sono normalmente guidate dal problema valutario. Noi dal dopoguerra siamo in una gabbia monetaria che è quella del Fondo Monetario Internazionale di Bretton Woods, che poi è quello del dollaro, che poi da Bretton Woods, che era il dollaro coperto da oro, è passato al petrodollaro. Noi in questo momento siamo in una instabilità mondiale, perché c'è il passaggio dal petrodollaro a un'altra valuta che alcuni vogliono che sia la moneta digitale mondiale. E questa moneta digitale mondiale deve passare da il prelievo, il saccheggio, la raccolta, il trattamento, l'elaborazione, senza il nostro consenso, dei nostri dati biometrici. E l'abbiamo visto col Green Pass. Col Green Pass è stato un inizio, cioè un'inaugurazione abbastanza crudele, abbastanza ricattatoria di questo tipo di moneta digitale con prelievo dei dati biometrici, quello che si chiama comunemente sistema dei crediti sociali alla cinese, cioè i tuoi dati biometrici non corrispondono a quello che noi vogliamo, quindi tu non hai più diritto a niente. E attenzione, in questo frangente di sospensione temporanea del Green Pass,
nelle pieghe dei decreti legge, degli ultimi decreti legge, questo piano ci sta tutto, perché c'è la proroga dei termini dell'unità di crisi alla Farnesina per imporre l'identità digitale a tutti quanti. Quindi qualsiasi servizio pubblico sarà sottoposto alla digitalizzazione. E c'è anche, poi, come sappiamo, l'unità che continua, l'unità di crisi al Ministero della Difesa per l'obbligo vaccinale. Quindi hanno intenzione di continuare questa cosa. E noi dobbiamo assolutamente disobbedire, noi dobbiamo esattamente obbedire alla Costituzione e alle leggi pregresse. Perché? Perché tutte queste normative che sono state fatte con la scusa dell'emergenza, e con la scusa dell'emergenza ci è stato tolto il nostro consenso all'elaborazione dei nostri dati, tutte queste norme sono contraddittorie e violano la nostra Costituzione, le dichiarazioni di diritti dell'uomo, le nostre stesse leggi pregresse. Quindi dovrebbero essere nulle de facto. Questo è il mio punto di vista originale, come dice Gianluigi. E il piano di salvezza nazionale è sempre lì. Se lo volesse prendere qualcuno, non c'erano solo le Stato Note, c'erano le banche pubbliche, c'erano i buoni del tesoro, diciamo riservati per la popolazione e non per le grandi banche dealer, che sono quelle che danno in là la politica degli stati. Quindi il piano di salvezza nazionale è sempre lì e può essere adottato da chiunque, basta averne la volontà politica, e questa volontà politica deve essere sostenuta da noi tutti, perché se no non ce la possono fare con l'ubbidienza alla Costituzione e con la chiara veggenza di dove vogliono portarci e dove noi vogliamo andare. Grazie Nicoletta. Allora, intanto davvero un sentito ringraziamento, perché in una giornata che si metteva male con il tempo, avere ancora la voglia di sopportare il freddo, di sopportare anche un po' un atteggiamento che capisco è in parte di sconforto, è importante, vuol dire che la politica attira. Allora, diciamo due cose. Intanto non è vero che non abbiamo ottenuto nulla. Il fatto di avere le piazze che nonostante tutto siano ancora piene in tutta Italia, piazze che si continuano ad animare perché ci sono dei movimenti, ci sono dei gruppi, c'è tanta gente di buona volontà che sta dando prova di una resistenza che significa resistenza costituzionale, significa non volere abdicare a ciò che i padri costituenti misero in Costituzione. Noi quei diritti li abbiamo capiti, e li abbiamo capiti perché la Costituzione era scritta ed è scritta in una maniera talmente bella che la può capire chiunque, uno che aveva fatto la terza elementare, così come uno che ha 3.000 master, perché è una Costituzione scritta in lingua italiana. Non fanno quegli imbrogli dove necessita sempre la parolina magica inglese, perché quando ci mettono di mezzo l'inglese perché te la stanno un po' mettendo in quel posto, perché così la gente non deve capire. Quando la gente non capisce, allora è impaurita. Ma la Costituzione italiana è così potente che appunto la possono capire tutti. E di cosa parla la nostra Costituzione? Parla di diritti, parla di doveri, parla del bilanciamento tra i diritti e tra i doveri, parla di libertà, e soprattutto ha una parola che è talmente potente che è come se fosse un chiodo su cui è tenuta in piedi, su cui regge la Costituzione italiana, su cui regge l'Italia, che è una repubblica democratica fondata sul... E la parola lavoro è stata tradita da coloro che in nome del lavoro avevano caratterizzato il loro impegno. È stata tradita, stuprata dalla sinistra. La destra ha tolto il servizio militare e la sinistra ha tolto i diritti ai lavoratori. E siccome non hanno mai smesso di compiere
questo loro capolavoro politico sotto dettatura del potere neoliberista, ecco che ci mettono le parole anglosassoni. Avevamo lo statuto dei lavoratori, poi hanno cominciato con i vari imbrogli lessicali fino ad arrivare al Jobs Act. E poi ancora, visto che non l'abbiamo finita, il Green Pass. Allora capite che se l'avessero chiamato lascia passare per andare a lavorare, allora qualcuno iniziava a dire lascia passare di che? No, io non ho bisogno di un lascia passare. Già è stato difficile ottenere un contratto di lavoro, già è difficile difendere il mio salario. Ora cos'è questa storia che io per andare a lavorare devo dimostrarti qualcosa che non è scritto da nessuna parte? Cioè tu mi stai impedendo di andare a onorare il mio contratto di lavoro e stai dando i presupposti a qualcuno perché lui a sua volta in maniera unilaterale non debba con me rispettare la sua controprestazione, cioè pagarmi, perché io voglio andare a lavorare, io sono sano, non è che sono malato, io sono sano e non è possibile che io debba dimostrare allo Stato di essere sano. Perché qui sta accadendo una cosa che è il ribaltamento, quindi c'è gente che è condannata che va a fare l'amministratore pubblico, c'è gente che è condannata in primo grado per avere fregato con MPS, per avere truccato i bilanci di MPS e a capo di Leonardo, la ex Finmeccanica, perché non so se lo sapete, ma il signore che sta a capo di Leonardo è un signore che si chiama Profumo ed è stato condannato in primo grado per avere truccato i bilanci di Montepaschi di Siena. Questo è un paese dove se crolla un ponte gli danno persino i soldi. E quelli che, con cui io sono stato eletto e mi vergogno per loro, io provo veramente, non ho parole più per dire lo schifo che profondo che trovo ogni volta che mi vedo davanti un Di Maio, compagnia cantante, ma anche lo stesso Conte. E persone che andarono in chiesa il giorno dei funerali e promisero alle vittime che ci sarebbe stata la revoca senza se e senza ma. E invece gli stanno dando i soldi perché lo Stato possa entrare. E per entrare addirittura fanno un patteggiamento, i signori di Atlantia, che è un patteggiamento che in sé contiene quel senso minimo di vergogna che neanche hanno. Cioè il patteggiamento è pari alla somma che avrebbero dovuto spendere per la manutenzione ordinaria. Così, se ne escono così, bevendo un bicchiere d'acqua, come se nulla fosse, perché era importante in modo tale che lo Stato entrasse con cassa, depositi e prestiti, entrasse nella quota di Atlantia. Allora capite che a questo punto tutto è rovesciato, tutto è ribaltato e noi non possiamo assistere continuamente ad uno Stato che fa vincere i malvagi, i cattivi, che permette queste angherie. Ora ti dicono... Oh, dal primo aprile stiamo tornando alla normalità. Sapete perché dicono questo? Perché loro vorrebbero che noi dimenticassimo. Ma glielo diciamo chiaro, bello, pulito. Noi non dimenticheremo un cazzo perché ci avete fatto male. Perché ci avete feriti, perché ci avete umiliati, perché ci avete tolto i diritti e le libertà e noi non dimenticheremo un solo giorno che avete speso per farci male. Non lo dimenticheremo. Ed è il momento quello del voto in cui cominceremo a regolare democraticamente i nostri conti. Perché qualcuno si è messo in testa di cancellare i nostri nomi e i nostri cognomi. E io lo dico, io mi chiamo Gianluigi Paragone e non sono un QR code. Io non sono un quadrato magico e i miei diritti sono scritti in Costituzione. Non sono tali perché ho un'identità digitale a cui sta lavorando il signor Colao, venuto appositamente per costruire questo nuovo inganno. Perché adesso vi dicono, ah, ma adesso... Noi dal primo aprile, poco alla volta, questo Green Pass lo smontiamo. No, non smontano niente. Non smontano niente. Adesso vi spiego. Progressivamente loro
allungano i tempi di, del Green Pass. Facciamo così, lo paragoniamo ad una specie di semaforo. È un semaforo che finora sta andando con i colori rosso, giallo, verde. Poi dal 1° maggio loro dicono che lo tolgono. No, non tolgono il Green Pass. È come se il semaforo da, dai suoi colori passa a lampeggiare. Ma il semaforo è ancora lì. E lampeggia, pronto a ritornare come prima quando loro lo decideranno. Allora per noi togliere il Green Pass vuol dire eliminare il protocollo del Green Pass, eliminare completamente la matrice che istituisce e disciplina il Green Pass, perché io un domani non voglio ripetere l'esperienza nefasta del Green Pass, non voglio andare a lavorare con il Green Pass. E quando ti dicono che tutto torna come prima, è come prima un cazzo, che chiedetelo agli insegnanti. Gli insegnanti devono pagare un tampone per andare a lavorare, e nonostante abbiano, tra l'altro che sono quelli meno pagati in Europa, e nonostante questo, con il tampone pagato a loro spese, abbiamo un ministro che gli dice e sarebbe diseducativo farli tornare a insegnare. Ma voi siete stati assunti come docenti o come bidelli? Nei vostri confronti stanno facendo mobbing di Stato. Mobbing, questo è un fottuto mobbing di Stato. Lo fanno con gli insegnanti, con i bidelli, lo fanno con il personale medico sanitario, dove addirittura adesso giocano, anche qui perché sono vigliacchi fino in fondo, giocano addirittura con la disperazione dei profughi. Se arrivano dei profughi medici o infermieri, li prendono in sostituzione del personale che non si è vaccinato. Ma scusate, ma noi i nostri medici li abbiamo fatti studiare con la spesa pubblica, con i soldi nostri, con la formazione nostra, nel rispetto delle regole nostre. Cos'è sta storia che adesso arrivano dall'Ucraina solo perché sono profughi e possono venire ad esercitare? Io accolgo sicuramente i profughi, assolutamente, ma non ti permetto la sostituzione del lavoro, perché questa cosa è un'altra vigliaccata, ed è una vigliaccata che non possono fare giocando con la lacrimuccia dei profughi, perché ripeto, io i profughi li rispetto, però attenzione, rispettare i profughi significa anche un'altra cosa, che qualcuno deve cominciare a capire che i profughi, non è che portiamo tutti i profughi in Italia o perché poi qualcun altro non si riprende perché il film l'abbiamo già visto, perché l'Europa è sempre brava a parlare, quando poi si tratta di redistribuire non si fa più vedere nessuno, quindi vediamo di capirci e vediamo anche di arrivare agli altri punti che sono sempre legati alle storture di questo Green Pass. Abbiamo detto degli insegnanti, abbiamo detto del personale medico sanitario che è costretto ancora ad una vaccinazione che ormai sta muovendo il dibattito scientifico. Soltanto in Italia è impossibile parlare, perché in Italia, prima con Nicoletta abbiamo ricordato Giulietto Chiesa, ma in televisione chi è che portava Giulietto Chiesa? Se non fossi stato io con l'ultima parola prima e con la gabbia poi, Giulietto Chiesa non avrebbe più parlato. Quindi già facevano con i personaggi scomodi quello che stanno facendo adesso con il Green Pass, quando non si poteva parlare liberamente del Green Pass perché altrimenti ti dicevano ma quanto spazio danno a questi contestatori della scienza. Porca miseria, siamo uno contro cinque, parlo per 5 minuti, appena, ovviamente poi siccome riesco a metterli tutti in torta, cosa faccio? C'è la pubblicità. Al momento buono c'era sempre la pubblicità. Pensa che quando sono andato in televisione, ed ero anche un po' soddisfatto perché conoscendo il mezzo, ho detto sono positivo al Covid. E tutti positivo al Covid. E quanto gli dava fastidio che uno positivo al Covid, non vaccinato, stesse bene. Cioè, non un po' di mal di gola, non un colpo di tosse, cioè stavo assolutamente bene. Allora continuavo, sì, però non tutti sono così. Ma ho capito, non tutti sono così, però io sto così. Voi avete raccontato che chiunque praticamente non vaccinato si pigliava l'Omicron, finiva automaticamente in terapia intensiva, stava malissimo. Detto, ci sono quelli che sicuramente, non lo nego, vanno in terapia intensiva, però ce li date i numeri veri.
sulle terapie intensive, ce li date veramente? Non che continuate a nascondere ai cittadini la verità, perché la verità è sempre stata nascosta. Io facevo le interrogazioni sulle mascherine dall'inizio della vicenda, ho fatto le interrogazioni sulle mascherine, a cominciare dalle mascherine che davano nelle scuole, dove le mamme disperate si ritrovavano pacchi di ste mascherine, perché i figli giustamente dicevano: mamma, puzza sta mascherina, io non me la metto. Allora cosa ho fatto? Ho detto: faccio un'interrogazione parlamentare, anche perché erano mascherine pagate con i nostri soldi, distribuite nelle scuole con il logo Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzate da FC Auto, che è nota nel mondo per fabbricare le mascherine. Cosa succede? Che all'ennesima interrogazione parlamentare, su cui non ho mai avuto l'onore di una risposta da parte del ministro, mi sono stufato e abbiamo iniziato a fare i ricorsi in procura. Quando i ricorsi in procura sono arrivati in una fase importante, in una quantità importante, la stessa FC Auto ha detto: abbiamo un problema, non sono a norma, e quindi chiediamo il ritiro, perché è successo questo. Così ai ministeri è arrivata la circolare del ritiro di diversi lotti di queste mascherine. Poi non sappiamo se altri lotti sono stati esaminati, però la verità è che quando noi chiedevamo informazioni sulle mascherine, nulla. Quando chiedevamo informazioni sulle mascherine, anche quelle che arrivavano dall'estero e che le prendeva in consegna il super commissario Arcuri, anche lì nessuna risposta, anzi: ma che negazionisti che siete. No, non sono negazionista, io voglio avere delle informazioni. Adesso ci sono delle procure della Repubblica che stanno decidendo se rinviare a giudizio, quindi se iniziare a mandare a processo Arcuri e quegli altri che hanno in maniera un po' ballerina fatto arrivare a cifre importanti, a far arrivare le mascherine. E allora io domando: com'è possibile che tutte le volte che chiedevamo la verità, l'informazione, la trasparenza, non mi davate le risposte, e le risposte stanno cominciando ad arrivare? Bisognava aspettare la guerra in Ucraina per avere un po' di informazioni sulla missione dei russi in Italia nel primissimo periodo dell'emergenza Covid, e adesso ci vengono a dire che erano in Italia e quasi nessuno se n'è accorto. Cioè, c'è Conte che vuol dire: oh, cazzo, sono entrati, da che parte sono entrati? Nel frattempo però abbiamo pagato una cifra spropositata per coprire le spese di trasferta. Allora, se non mi raccontate la verità sulle mascherine, figuratevi sui vaccini. Perché hanno paura a rispondere? Perché non ci dite e non ci date quelle informazioni? No, perché tu ti devi fidare della scienza. No, io non mi fido della scienza come dello Spirito Santo. Io voglio le informazioni, e sulla base delle informazioni io prendo la mia decisione, e tra le informazioni tu mi dai la verità sui numeri delle reazioni avverse, perché non è che io debba aprire una pagina, un gruppo danni collaterali per avere la descrizione di tutti quelli che hanno avuto i danni collaterali. E non posso accettare che ancora oggi da parte del governo non ci sia una parola di verità sui danni da vaccino. La devono dire. Così come ci devono raccontare che cosa sta facendo il ministro della digitalizzazione Colao. Perché anche qui, a furia di vederci troppo presto, iniziamo ad avere dei sospetti. Non è che questo Green Pass sia il primo passaggio di una cinesizzazione della società, per cui vorranno sapere tutto di noi? Perché secondo me, mi sa che così come per entrare a lavorare devi fare vedere il QR code ogni 5 minuti, vedrai che per accedere ai servizi, al lavoro, a qualsiasi cosa, dovrai dimostrare di essere in regola. E vi dico già come faranno come andranno avanti con la loro retorica. Diranno: è un modo per controllare se avrete pagato anche le multe. Cazzo, lo dici tu che dai soldi a quelli che fanno cadere i ponti, non gli fate nulla, e anzi li paga lo Stato i soldi?
e io ti devo dimostrare di essere in regola su tutto, quando magari io non sono in regola perché lo Stato è il primo che non mi paga il lavoro che io ho fatto e mi dice ti pagherò. Allora, se lo Stato vuole il rispetto, deve essere il primo a rispettare i diritti. Noi abbiamo ancora uno Stato che non ci dice la verità, abbiamo ancora uno Stato che non paga puntualmente, abbiamo uno Stato che imbroglia e fa delle divisioni, delle vere e proprie segregazioni tra i lavoratori. Ecco, questo è quello che è accaduto negli ultimi 2 anni ed ecco perché noi non consentiremo a nessuno di cancellare le tracce facendo finta di non aver capito la posta in ballo, la posta in gioco. Loro non ci prenderanno in giro e ve lo dico, nonostante faranno di tutto perché sono convinti che gli italiani non abbiano memoria, loro faranno di tutto per cancellare le loro tracce, ma le loro tracce non hanno capito che erano le nostre sofferenze. Noi sappiamo che cosa vuole dire ai nostri figli: non potete andare a giocare perché altrimenti ti devo far fare un vaccino su cui io non rischio. Io questa cosa qua non me la dimentico. Io non posso dimenticarmi che ancora oggi è richiesto il Green Pass per andare a giocare, per andare in palestra. E allora sono vigliacchi, qual è il ritorno alla normalità? Queste cose qui non gliele consentiamo, ecco perché è una delle battaglie che facciamo. Poi c'è un'altra raccolta firme che stiamo facendo sulle bollette. Abbiamo un ministro che sembra la Vispa Teresa che fa: oh, ma stanno truffando. Ma cazzo, sei tu il ministro, non io. E comunque se è una truffa e sono gli speculatori, fai così, vai dal tuo capo. Vai da Draghi, che in quanto a speculazioni sa, perché è un banchiere educato in Goldman Sachs, e quanto aveva ragione il grande Francesco Cossiga, quanto aveva ragione, ok? Quando io dissi in aula, al primo discorso di insediamento, quello della fiducia, della prima fiducia, guardandolo negli occhi, a Draghi dissi: lei è un incappucciato della finanza. Io glielo dissi, nessun altro in aula ha avuto questo coraggio. Qualcuno l'ha fatto dopo, ma io al primo timbro di cartellino gliel'ho detto perché ce l'avevo qua. Era dai tempi della gabbia che glielo volevo dire e gliel'ho detto. E quindi questa coerenza oggi ci porta ad essere credibili. Ci porta ad essere credibili in tutto quello che stiamo facendo e stiamo facendo insieme. Sulle bollette avevo messo nero su bianco una proposta di legge che era in Parlamento e che continuo a trasferire negli emendamenti. Ditemi se era una proposta sbagliata. Allora, dovete sapere che lo Stato, il governo, dava degli incentivi agli imprenditori che operavano sul mercato delle rinnovabili. Quindi c'era una specie di salvadanaio a loro disposizione. La mia idea era: questo salvadanaio, facciamo così, lo trasferiamo dagli imprenditori alle famiglie, in modo che le famiglie hanno uno sconto in bolletta, che è quella che era l'insieme di voci che andavano dall'IVA agli incentivi sulle rinnovabili ad altro. Era questo incentivo, lo davamo alle famiglie, in modo che se le famiglie consumavano energia verde, tu avevi uno sconto in bolletta. Questo, ripeto, era già finanziato dallo Stato e qualcuno potrebbe domandarmi: e gli imprenditori che comunque avevano fatto degli investimenti? Facile, se io sono incentivato a consumare energia verde perché ottengo uno sconto, è chiaro che per forza di cose l'offerta dell'imprenditore sarà sollecitata dal mercato stesso. E quindi avevo fatto in modo che Acquirente Unico stipulasse degli accordi per 50 anni con coloro che stavano sul mercato delle rinnovabili. Era un meccanismo virtuoso. Tu produci rinnovabile, io consumo rinnovabile perché ho lo sconto in bolletta. Come mai questa cosa qui non l'hanno fatta passare? Dopo un po' l'ho capito, perché evidentemente c'erano delle nomine da fare e non volevano disturbare nessuno. Ma quella cosa, in tempo non sospetto perché non eravamo in emergenza, avrebbe accelerato il processo di trasformazione delle nostre abitudini. Ed era un qualcosa che noi avevamo messo nero su bianco. Questo per rispondere a tutti quelli che dicono: sapete solo protestare. No, noi abbiamo fatto tante cose
io come parlamentare, io come senatore, ho messo diversi progetti di legge, ma chissà come mai progetti di legge che tra l'altro erano coerenti con il programma elettorale con cui sono stato eletto, sono stati cancellati. Abbiamo fatto questo. Ora vi chiediamo un impegno anche sul discorso di una petizione contro le armi. Voglio spiegarlo per l'ultima volta come l'ho fatto in aula. Non esiste un processo di mediazione dove una parte dà le armi ad un'altra. E soprattutto non esiste neanche il concetto di pace assoluta. Il concetto di pace assoluta è un concetto metapolitico, quasi filosofico. Io devo costruire la pace relativa, la pace possibile in uno scenario. La pace possibile è una mediazione. Che piaccia oppure no, noi dobbiamo costruire una mediazione con le parti. E chi pensa che una delle due parti possa essere definita macellaio, killer, oppure addirittura gli si possa dire dovete farlo fuori, e beh, quell'altro difficilmente si siederà su un tavolo di pace che sia un vero tavolo di mediazione. Questo non accadrà. Allora, per far accadere queste cose e per evitare che ci sia una contaminazione, un allargamento del fronte di guerra, noi ogni giorno che non spendiamo alla ricerca della mediazione, lo spendiamo per alimentare la paura che questo conflitto si allarghi. Io non voglio ritrovarmi con una minima percentuale che i miei figli e i nostri figli debbano mettere un uniforme, imbracciare un fucile. Io non lo voglio, perché a quegli stessi ragazzi era stato venduto il mito dell'Europa senza guerre, l'Europa irenica, pacifica. Loro sono la generazione Erasmus. Bene, allora costruiamo la pace possibile, costruiamo la mediazione e piantiamola con l'ipocrisia, perché cari signori, questo governo che dà le armi a una delle parti dà delle armi a questi ucraini che si devono difendere da un signore a cui noi quotidianamente diamo dei soldi perché questo signore ci dà il gas. Allora, se vuoi essere realmente trasparente e corretto, devi dire io il gas dalla Russia non lo voglio, ma noi non possiamo permetterci questo, perché il 40% del nostro gas ce lo vende Putin, e quindi vuol dire che per decenni abbiamo fatto affari con Putin e adesso la piantassero di fare la verginella che nessuno conosce Putin, perché tutti hanno fatto affari con Putin. E noi ogni giorno diamo a Putin i soldi che sono la controprestazione della sua prestazione, non una volta tanto, noi tutti i giorni gli diamo una valanga di soldi. Ora lui dice mi dovete pagare in rubli e qualcun altro gli rimanda ma noi non paghiamo in rubli. Alla fine a lui, sapete cosa c'è? Non interessa, perché una volta che tu lo paghi, e lo paghi o in euro o in dollari, lui li va a trasferire e a switchare in rubli, perché tanto quei soldi noi glieli paghiamo quotidianamente. Quindi tutta questa retorica pacifista da parte del governo è una retorica fuori fuoco, e Draghi ha tutta questa fretta. Ce l'ha perché qualcuno dall'altra parte, che si chiama Biden, gli ha detto che cosa doveva fare. E allora l'Italia, se fa quello che dice Biden, si mette dalla parte non giusta, perché noi non possiamo essere ipocriti. Perché noi non dobbiamo fare gli interessi degli americani, i quali sono bravissimi a farsi gli affari loro, perché infatti ci stanno cominciando a programmare la vendita del grano, perché altrimenti di là non arriva, e la vendita del gas liquido. E quanti affari si faranno da qui in avanti con la vendita del gas liquido? Allora facciamo in modo che l'Italia comincia un po' a pensare agli interessi degli italiani, non come quello che diceva prima gli italiani e poi fa tutt'altro che gli interessi degli italiani, perché già quando cominci a dare la fiducia a Draghi stai negando la fiducia agli italiani. E il signore, e quel signore che aveva fatto di tutto, il whatever it takes, per salvare la moneta, non sta facendo nulla per salvare gli italiani, sia le famiglie sia la piccola impresa, questioni di cui a Mario Draghi non interessa nulla,
perché Mario Draghi sa governare soltanto nelle dinamiche dei mercati finanziari, dei mercati speculativi. A lui della piccola impresa non interessa nulla, altrimenti avrebbe già dato ora, adesso, i soldi per fare fronte al caro bolletta, al caro benzina e al caro vita e al caro spesa. E invece non sta facendo nulla di nulla. Nulla di nulla.